Ok, allora, le mie ricerche ormai da oltre un decennio, con le mie ricerche mi occupo di comunicazione. E il problema principale che ho portato avanti e che porto avanti è soprattutto quello dei linguaggi, dei tecnicismi, dell'avvicinare le persone al pubblico. Ci sono discipline come l'archeologia che non sono facilmente comprensibili. E allora cambiamo lessico, facciamo accostamenti alla quotidianità, cambiamo linguaggio, cerchiamo di far vedere come noi siamo il frutto di quel passato, e quel passato forse non è nemmeno così tanto lontano. Quindi se possiamo giocare con le ricostruzioni virtuali, piuttosto che con i nuovi videogiochi, con nuovi strumenti che consentono di entrare in un mondo, diciamo, anche narrativo, che possa appassionare le nuove generazioni, significa che abbiamo adattato la mission dei musei di oggi a quello che la società contemporanea richiede. Perché i musei di oggi, i parchi archeologici, la cultura oggi non può pensare più di essere arroccata sulla turris eburnea del sapere e da lì appunto gestire la comunicazione. Culturale oggi è altro, ed è uno strumento di avvicinamento, di accessibilità, io dico cognitiva, a quello che è l'arte in tutte le sue sfaccettature. Se rendiamo cognitivamente accessibile l'arte, noi nel tempo, in maniera strategica, con strategie a lungo termine, noi nel tempo troveremo, cominciamo dai bambini, questi bambini saranno quelli che da adulti porteranno i loro figli. Perché oggi ci sono adulti che non sono mai entrati nei musei perché i genitori non gliel'hanno portati, perché c'erano dei respingenti veri e propri. Dobbiamo abbattere questo modello. E oggi il modello di museo in generale deve essere un museo che riesca a connettere il patrimonio culturale, materiale o immateriale che sia, con le comunità, soprattutto con le comunità locali in primis, prima di pensare ai turisti di passaggio, perché i veri, diciamo, sponsor, tra virgolette, di un territorio sono principalmente le persone che lo abitano. E se queste persone non conoscono il proprio patrimonio, è una perdita di conoscenza che si dissolverà, appunto, una conoscenza che si dissolverà nel tempo, ed è qualcosa a cui dobbiamo porre rimedio, e lo possiamo fare anche attraverso le nuove tecnologie, anche attraverso un nuovo modo di raccontare, che può essere lo storytelling, uno strumento di narrazione e di connessione fra il patrimonio e le persone.